Sono stati i gestori dell'archeoparco e della fortezza delle Verrucole a dare l'allarme nel primo pomeriggio di giovedì 24 agosto. Hanno visto fumo e fiamme che si sviluppavano in una zona boschiva nei pressi della frazione di Vibbiana nel comune di San Romano Garfagnano. Dopo la segnalazione, in pochi minuti sono subito scattate tutte le misure di emergenza. Prima uno, poi due e infine tre elicotteri del Servizio Regionale Antincendio Toscano hanno operato per spegnere le fiamme. Parallelamente un grosso lavoro è stato svolto dai vigili del fuoco che si sono occupati di proteggere le abitazioni della frazione di Vibbiana, dove addirittura per alcune ore anche alcuni residenti sono stati allontanati dalle case, in quanto le fiamme rischiavano di raggiungere il paese. Sono stati momenti molto complicati, ma grazie alla collaborazione di tutti si è riusciti a spegnere l'incendio senza che potesse fare danni davvero ingenti. I rischi principali evitati che le fiamme alimentate dal vento potessero raggiungere le abitazioni e che l'incendio potesse invadere il bosco della riserva naturale dell'Orecchiella, causando in quel caso un danno ambientale irreparabile. Sul posto, oltre al nucleo antincendio dell'Unione Comuni Garfagnana, il direttore operativo delle operazioni Roberto Barbieri e tre squadre dei vigili del fuoco provenienti sia dalla sede di Castelnuovo che da quella di Lucca, che hanno anche provveduto ad alimentare la vasca antincendio ad Orzaglia per l'intervento degli elicotteri. Al termine i danni sono stati lievi, qualche recinzione e un paio di magazzini rurali. Sulle cause stanno indagando i carabinieri, anche se non sembrerebbe un incendio doloso.